Allora, andando avanti, vado a questo commento di questo ragazzo che mi chiede, è possibile capire da soli se la caldaia ha un problema? Io sinceramente non, non so rispondere, quindi faccio la domanda a te. Secondo, te è possibile, cioè, avete la palla di vetro perché c'è un guasto? La palla di vetro no, no. Diciamo sì. che mh, oggi le caldaie di ultima generazione, in questo caso abbiamo oh, questa caldaia che è di ultimissima generazione, dove eh, tramite la sua applicazione dove ha un termostato di quinto livello, ha anche una ricerca guasti. Che vuol dire? Vuol dire che la caldaia da sola, tramite un codice, ci dice qual è il pezzo danneggiato. Cioè, lei fa una diagnosi? Lei certo. fa una diagnosi e ci dice proprio dove è il problema. Quindi io mi scarico immagino l'applicazione esatto, dall'applicazione scarico un'applicazione. L'applicazione, oltre a farti controllare il riscaldamento, temperatura di mandata, temperatura dell'acqua calda, fa tutto dal wifi. Wi eh. Oltre a questo, se la Caldaia ha un problema, ti avvisa. Ti manda un messaggio oh. e ti dice: Ho oh, questo problema. Oppure manca l'acqua. Prima che arriva il segnale di manca acqua che ci blocca la caldaia, ti, ti dà un messaggio di preallerta e dice vai, vai a caricare, altrimenti rimani senza. E si carica la caldaia e ritorna a posto. Non è il classico termostato wifi dove io decido di accendere o meno da remoto da fuori casa. Effettivamente mi dice che c'è un guasto. Esatto. La sonda, qualsiasi cosa, quindi sì. voi già con il pezzo e quindi... Agevole sia voi faccio esatto. Questo diavolo. permette al tecnico di venire a casa già con il ricambio adatto e in modo da ottimizzare anche i tempi. Io non, non resto senza acqua calda per più giorni, magari per il ricambio sbagliato, oppure pensavo che era quello, non lo era, per telefono è difficile. In questo caso andiamo. Ad ottimizzare tutto, bene, amici. Il video veramente termina qui. Come sempre, se avete delle curiosità o delle domande, lasciatele nei commenti. Vi saluto Flavio e Alessandro al prossimo video. Ciao.